Ciao ragazzi, buongiorno e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Mi capita spesso, quando facciamo le serate, i concerti o con gli amici, di incontrare gente che appena sa che io sono un insegnante di canto, comincia a farmi delle domande curiose sulla respirazione, il diaframma, che cosa si prova quando si canta, eccetera, eccetera. Quindi ho deciso di fare dei video tutorial per dare dei piccoli consigli, magari a chi ha soltanto delle curiosità legate al canto o che magari non ha la possibilità di studiare canto e via discorrendo. La prima domanda a cui vorrei rispondere, che spesso mi fanno, davvero spesso, è chi può cantare? Cantare in libertà. Partiamo dal significato della parola cantare. Cantare significa raccontare una storia attraverso delle note musicali che seguono un determinato ritmo musicale. E quindi chi può raccontare una storia? Tutti possono raccontare una storia. Anche come si raccontano le favole ai bambini, pur non essendo degli attori. To be or not to be, that is the question. Quindi ripetiamo la domanda: chi può cantare? Tutti possono cantare. Ovviamente la voce è uno strumento musicale, quindi bisogna tenere degli accorgimenti particolari per usarla al meglio, per ottenere il maggior risultato con un minore sforzo. I motivi che ci spingono a cantare poi sono diversi. Uno può cantare perché vuole intraprendere la professione del cantante, può cantare perché gli piace andare al karaoke la sera con gli amici a divertirsi, può cantare mentre fa i servizi a casa. Quindi cantare fa bene a tutti e a prescindere. Come si dice, canta che ti passa. Ma io dico, passa che si canta.